Salve a tutti, io sono Drone Gamer e benvenuti su Card Shark. Oggi ci attende un viaggio nella Francia del 1700, dove impareremo come barare con le carte per truffare la gente e guadagnare ricchezze incredibili. Tuttavia, dovremo fare attenzione a non sbagliare neanche un singolo passaggio, altrimenti rischiamo di finire in galera. Quindi, che la magia della truffa abbia inizio. Buona visione! Signori, siete pronti a vedere all'opera il più grande maestro di carte che esista in tutta Italia? Ecco, allora avete sbagliato canale perché a malapena il DeLong Gamer si ricorda come si gioca. Scala 40, forse Blackjack, ma per il resto no. Io e le carte non andiamo decisamente d'accordo. Quindi direi che Card Shark potrebbe insegnarmi nuove abilità che mi permetteranno, qualora YouTube andasse a farsi benedire come lavoro, di diventare il più grande truffatore che giocherà a carte. Ok. Oh, ma buongiorno. Mio caro giocatore, è con il massimo scrupolo che sento il dovere di metterti in guardia dai rischi di questo gioco. Grazie, molto onesto da parte sua. Qui abbiamo il re. Ti insegnerà segreti che potrebbero renderti tanto un mendicante quanto un re. Ha ragionissimo, perché il gioco d'azzardo ti può portare dalle stelle alle stalle nel giro di pochissimi secondi. È tratto da Mémoire sans parole, un pericoloso manoscritto che ho rinvenuto nel mio adorato negozio di libri usati al numero 9 di Rue Blanche. Qui abbiamo la donna, invece. Procedi con prudenza, man mano che ti farai strada in questi fatidici eventi e svelerai il destino della regina dimenticata. Ed infine abbiamo anche il Jack, perché qui c'è lo zampino del diavolo. Ah, Satana, il demonio, tutte cose. Ah, come ha fatto? Voglio sapere tutti i trucchi. Tutto ebbe inizio una nebbiosa mattina del 1743 nei dintorni di Pau, nel sud della Francia. Ok, 1743, c'era ancora la monarchia e tutte cose. Ehi ragazzo, vieni qui. Marone, che signora simpatica. Dov'è il nostro protagonista? Eccolo laggiù, c'è un cane che si mangia un osso all'interno di una locanda, molto pulito. Vostra maestà ha fatto un buon riposo, imbronciato oppure sorridente? Sorridiamo, cerchiamo di essere educati. Non me ne frega un fico secco, stanno arrivando i clienti al lavoro. Mi prende pure in giro la bastarda. Ok, possiamo decidere cosa fare. Ciao Fufi, come te la passi? Ah, piccolo adorabile sellino. Signora, ribadisco che non rispettiamo le norme igienico-sanitarie. Perché te ne stai lì a dimenarti come un salmone che sta per finire in padella? Se ti sta venendo uno dei tuoi attacchi, sarà meglio per te che i miei clienti non lo vedano. Forza ragazzo, devi guadagnarti il pane. Sempre sorridente, vecchia baldracca. Bravo il mio ragazzo, adesso fai il tuo lavoro. Ragazzo, vieni qui, versami un goccio. Va bene, aspetti che imparo anche i comandi del gioco. Devo versare a sufficienza. Ho fatto una buona versata, ottimo. Molte grazie ragazzo, perché non mi tieni compagnia? Siediti. Vabbè, solo chiedi al cliente in fin dei conti. Quella sedia andrà bene. Ok, c'hanno tutti l'aria da gente ricca con la puzza sotto il naso in fin dei conti. Sto premendo verso il basso. Ah, ok. Si era buggato per una frazione di secondo. Non ho potuto fare a meno di notare che la tua padrona è piuttosto dura con te. Non ne hai idea. Ma sei muto? A quanto pare sì. Ah sì, affascinante. Indubbiamente è legato a quegli attacchi di cui la tua padrona parlava con tanto affetto. Gli antichi greci credevano che le persone come te possedessero il dono della profezia, sai. Davvero? Un mucchio di sciocchezze, a parere mio. Comunque sia, mi dai l'impressione di essere un tipo intelligente. Ti andrebbe di fare qualche soldo in più? Assolutamente sì, sono povero da far schifo. Quello non può che essere un sì. Ascolta bene, anche se si possono fare dei bei soldi, c'è il rischio di perdere molto più di tanti Luigi. Stasera giocherò una partita a carte e vincerò, grazie a te. Ma prima che ti spieghi il mio piano, ho una domanda. Sai cosa sono i semi? Sì, riconosco almeno quello, porco cane. Spero che lo sappiate anche voi, gente. Bene, allora veniamo al piano. Ci servirai da bere mentre giochiamo e sbircerai le carte del mio avversario. Ah, quindi io sono la spalla e lui sarà effettivamente quello che metterà in piedi tutta la truffa. Eh beh, voglio dire, è comunque un ruolo importante il nostro. Poi mi segnalerai il seme più forte della sua mano, quello di cui ha più carte. Ah, a proposito, lui è il conte di Saint-Germain. Ma come farai a segnalarlo? Ci sono! Dopo aver servito il vino, prenderai il tuo straccio e strofinerai il tavolo seguendo un particolare schema corrispondente a quel seme. Spero di essermi spiegato! Sì, beh, direi che è abbastanza ovvio. In fin dei conti, dobbiamo evitare di essere scoperti dagli altri. Bene, bene. Parliamo degli schemi con cui puoi segnalarmi i semi.
Per indicare cuori, pulisci con un movimento circolare in senso orario. Quindi devo fare... Ah, devo tenere punto Y e poi girare così. Ok, quindi è una combinazione di tasti seme, corretto? Se il suo seme è più forte e picche, pulisci con un movimento circolare antiorario. Quindi sempre Y. E invece andiamo da quest'altra parte, ottimo. E presumo che il resto sarà su e giù. Se vedi una maggioranza di quadri, pulisci in linea retta su e giù. Quindi questa volta facciamo così, ottimo. E ovviamente... Ed infine, se devi segnalare i fiori, strofini al tavolo in orizzontale. Quindi così. A posto? Ok, cerchiamo di non far boiate e suggeriamo bene. Ottimo, mi sembra che tu abbia capito come funziona. So che sono molte informazioni, ma ti va di provare il prossimo trucco? Fino adesso ho memorizzato tutto, ma se ho capito bene ci saranno una trentina di trucchi che dovremmo conoscere per riuscire a padroneggiare completamente questo gioco. Ora prova a sbirciare sopra la mia spalla mentre mi versi di nuovo da bere. Una volta che hai visto la mia mano, segnalami il seme migliore. Allora, attenzione, faccio il predictone, quindi devo controllare quanto vino sto versando mentre controllo anche le sue stesse carte. Pronto a provare? Ok, devo essere veloce, direi che ha più cuori. Ho versato troppo, ho versato troppo. Il vino mi piace, ma così è troppo. Versare il vino sul tavolo insospettirà sicuramente il mio avversario. Stai attento a non versarne più del normale. Ok, devo fare molta attenzione, dato che aveva cuori, senso orario. Non possiamo versarlo più lentamente, così guadagniamo più tempo. Ben fatto, ragazzo, pare che abbiamo un piano. Sì, certo, come no. La bottiglia di Cahor. Perfetto, 28 trucchi devo imparare, dannazione. Suppongo ti sia esercitato a sufficienza. Sì, dai, almeno il primo non lo posso sbagliare. Da quello che ho capito, se commettiamo errori possiamo ripetere da capo, fintanto che non abbiamo padroneggiato tutto e completato la missione. Splendido, incontriamoci qui stasera e vedremo di fare un bel po' di soldi. Si fidi ciecamente? Ecco qua, a posto, vediamo di pulire sto cocchio di tavolo. Sembra che io non faccia altro praticamente. Sono lo sguattero, ma tra poco diventerò il best. Oh marone, che c'ha la signora? Signora ti placchi. Dove è andato il gentiluomo che era a questo tavolo? Io che cocchio, ne so, santo cielo. Ma non ha pagato il suo vino, ma porco cane, e io cosa c'entro? Beh, dovrò detrarlo dalla tua paga. Ovviamente. Ovviamente la bastarda. Guardi che le derubo tutto, santo cielo. Le strappo via anche un rene. Più tardi quel giorno. Stasera è un baggio della fortuna. Voi invece, voi probabilmente morrete presto sulla forca di Sifillide. Beh, dipende se abbraccerò i vostri principi o la vostra amante. Attento a come parlate, signore. Vi chiedo scusa, dicevo per scherzare. Permettetemi di riempirvi il bicchiere. Ah, ok, è giunto il mio turno. Devo già controllare le carte fin dall'inizio. Quanto volete puntare? Che ne dite di 5 Luigi? Puntiamo 5 Luigi o anche di più. Per adesso la puntata è fissa, in effetti. Ansia da prestazione? La sezione promemoria è lì, se hai bisogno di ripassare qualche tecnica. Ok, versiamo il vino. E direi che ha più picche. Sembravano picche. Non vorrei dire una boiata? Ti prego, dimmi che non l'ho cannata. Seme corretto? Ottimo, la prima l'abbiamo azzeccata e abbiamo vinto la prima manche. Cosa? Come avete fatto? Beh, una mano fortunata, mio buon uomo, tutto qui. Un bicchiere passa tutto. Oh no, non di nuovo. Mi sta salendo un'ansietudine di proporzioni bibliche. Ah, la puntata adesso aumenta. Presumo che più avanti forse dovremmo anche investire il nostro stesso denaro. Ihi, l'ansietudine assurda. 3, 2, 1, vai. Ho un dubbio fra picche e fiori. Porca di quelli per porca. Ok, ipotizzo picche, ti prego dimmi che non l'ho cannata. Ah, era sempre sbagliato, era fiori. Era fiori, niente, questa l'abbiamo persa purtroppo. Ah, hai bisogno di ripassare le regole? Questa volta andiamo a 20 monetine. Ok, ok, ce la posso fare. Vai, sì, questa volta era chiaramente picche. Non ci si può sbagliare, sì, ti dà veramente troppi pochi secondi. Aspetta, la deve vincere. Perfetto. Ha ottenuto un bel po' di denaro. Toglietevi quel sorrisetto della fascia. Beh, incidenti del genere capitano a tutti, mio buon amico. E poi vincere troppo renderebbe la partita più sospetta. Soltanto ieri ho perso una fortuna. Sapete che cosa ho fatto? Mi sono fatto un goccio, offro io. E dai, non riesco a memorizzare le cose così in fretta, dannazione. Ok, ce la posso fare. Giovanotto, la fortuna mi sorride. Credo di meritarmi un altro bicchiere prima di riprendere il gioco. Saresti così gentile da rabboccarmi il bicchiere?
Ma certamente, signore. Molte grazie, ragazzo. Dico io, basta. Va bene, tutto automatico questa volta. Basta. Hai recitato bene la tua parte in questa prima manche, ragazzo. Ma se osservi il nostro avversario, ti accorgerai che sta cominciando a sospettare. Oh, c'è l'indicatore di sospetto, quindi che comparirà mano a mano che andiamo avanti. Temo che non ci vorrà molto prima che ne abbia abbastanza. Oh. Direi che si sta indispettendo parecchio, io non sto facendo nulla. Oh, marone, la barra al massimo. Oh, beh, diamine, siamo stati scoperti. Signore, signore, si plachi, va tutto bene? Ehi, che cosa state bisbigliando voi due? Nessuno mi può imbrogliare. Signore, che fa? Metta giù la pistola? E il tizio lì tranquillo come scuola le carte. No, per favore, rischiate di sparare a qualcuno. Mettete giù l'arma, porca di quelli per porca. Imbriaconi maladetti. Non mi dire che colpiscono la tizia in pieno. Signora, signora, si sposti. Porco, chi han preso? Mi sa che hanno preso lei una tetta. Hanno preso lei una tetta, porco cane. La signora non può vivere senza una tetta, lo sanno tutti. Questo è un bel problema. Oh, ma che disgrazia. Perdonami, ragazzo, le cose mi sono un po' sfuggite di mano. La legge ci sarà addosso in me che lo si dica. Dobbiamo andarcene subito. Ma, scusi, io cosa c'entro? Sono un umile testimone, cioè non parlo neanche, quindi non è che posso farvi di tanto. Sembra che quel tipo odioso abbia lasciato la sua scarsella. Che spadato! Ah, quindi ha recuperato pure un po' di monetine? Hai capito il fetente, non si perde mai d'animo. Scusi, le sue scelte hanno causato la morte della mia padrona? Campo Cascarò, agent Francia, la mattina seguente. Ah, quindi lo abbiamo effettivamente seguito, non c'era altra scelta. Questo signore si chiama il mago. Ireneo, amico mio, la sentite questa brezza? Maronne, sì, ma troppe voci da ricordarsi. Il tizio si chiama Funes, vuol dire che forse è spagnolo. E il ferruzzio delle foglie e il mormorare del vicino Rusello. Sì, è arrivato il nostro buon amico, il conte. Carica che molto probabilmente si è dato da solo il tizio, vuol dire un truffatore. È normale che provi anche a fingersi nobile. In fin dei conti non è che ci fossero tante carte d'identità, penso, all'epoca. Quindi potevi praticamente spacciarti per chiunque. Beh, ci fermeremo qui per un po'. E perché? Il gentiluomo che ha ucciso la tua padrona è il colonnello Gabriel, comandante del reggimento di Bearn. Non ci vorrà molto prima che questi ti accusi dell'omicidio. Ma io cosa c'entro? Temo che tu sia il capro espiatorio perfetto. Il tuo ostio nei confronti della defunta era ben noto. Sei povero, giovane e muto, e sei fuggito dalla scena del crimine con un famigerato ladro, ovvero me. Ma non temere, qui siamo al sicuro. Questo è il campo Cascarò. Sono amici, non parleranno. E come tutti gli altri romani in Francia, scivolano tra le crepe del sistema. Sono invisibili, un po' come te. Ok, quindi siamo praticamente dei viandanti. Fa come se fossi a casa tua. Io devo parlare con il mago. Ok, mi sa che di questo passo davvero mi unirò a questa banda di malviventi. Ma vabbè, dettagli. Scusi, signore, che spero sia spagnolo. Ho sbagliato la sua voce. Ah, non parla lui. Cerchiamo di essere amichevole. Non gli frega niente. Cerchiamo di essere pazienti. Non mi risponde. Un sorriso esagerato. Hai finito, Galeth Morpheus? Soddisfatto. Buona per te, buona per te. Dunque, saresti il nuovo animaletto del nostro caro conte di Saint Germain? No, non rispondere. Il mio nome è Ireneo Funes, baro e umile artista delle ombre. Inganno i gentiluomini come me per denaro e piacere. Ok, ti andrebbe di imparare la magia? Molto volentieri. Ne ero convinto. Mi pentirò di sta voce tantissimo. Il gioco si chiama il gioco delle tre carte. Oh mio Dio, beh, questo lo conosco, lo fanno di solito per strada. Durante la guerra dei 100 anni, un lord inglese perse tutto il suo patrimonio a questo gioco. Ok. Il che è una cosa molto inglese. Poi si buttò giù dalle bianche scogliere di Dover. Il che è una cosa molto francese. Ok. Ora osserva attentamente. La vedi la resina? Sì, ok. La metterò qui. Perfetto, ok, so dov'è. Ora segui attentamente la regina. E a destra, e a sinistra, e lì, e là. E ora la rimessa al centro. Mostrami dov'è la regina. Io dico che è al centro, ma 100 euro che mi ha truffato. Guarda un po'. Lo so che... Dai, lo sapevo che mi hai truffato. Non è possibile, era chiaramente al centro. Che magia, eh? Sì, no, che truffa, casomai. In realtà è un trucco semplice. Sta tutto nella fluidità dei movimenti. Confido che tu abbia capito tutto. Perché non vai a mostrare al mago quello che hai imparato? No, non ho imparato un cocchio di nulla. Non so come l'ha fatto, scusi. Porti pazienza. Guardi che aspetto io, eh. Non c'ho niente di meglio da fare.
Ok, d'accordo, è un po' più complicato di così, ti stavo prendendo in giro. Ti mostrerò come si fa. Perfetto, inizia girando le carte. Quindi, ok, fin qua tutto chiaro. Bene, raccoglile tutte e mostramele. B, oh, potevo farlo a tempo? No, con i tasti della Xbox non me li ricorderò mai, porco cane. E ora la parte importante, il segreto fa sì che funzioni, ok? Puoi giocare pulito e mettere giù la retina o barare calando la carta dietro di essa. Ah, ecco come fa, quindi io posso fare Y barando in tempo. Cosa sceglierai? No, non dirmelo. E ora la parte divertente, mescolale, ma fa attenzione a mantenere un buon ritmo. Ok, quindi devo fare B, poi X, poi B... poi X, poi B. Oh mio Dio, è molto più complicato. Ok, d'accordo. Ora prenditi il tempo necessario per scambiare le due carte. Deve sembrare fatto apposta. Quindi faccio così, così. Perfetto. Adesso devo scegliere. Vediamo un po' se c'è cascato. E c'è cascato la grande, ha funzionato il nostro trucco. Olè. Molto bene, non ti ho nemmeno visto barare. Credo che tu ora sia pronto. Yay, abbiamo imparato il gioco delle tre carte. Ricordarsi tutte le regole non sarà così semplice, gente. Ok, vediamo di entrare nel carrozzone lì. E facciamo anche noi la conoscenza del signor mago, il mago Forrest. McGregor probabilmente è già sulle vostre tracce. Beh, non è stata l'incerta mano del caso a portarmi in questa cloaca. Sono contento che apprezziate la mia ospitalità. Beh, almeno puzzo meno di Versailles. Scusate, signori, buongiorno. Ma entra, entra ragazzo, ti stavo aspettando. Signor mago, buongiorno, salve. Sì, entra, vieni a conoscere il mago, io aspetterò fuori. Ok, sembrano tutti molto amichevoli, ma non mi fido minimamente di loro. Ok, vediamo di parlare col tizio, magari mi insegna qualche nuovo trucco. Il conte sembra convinto che tu possieda delle abilità. Ingannami! Ok, allora devo ricordarmi il trucco, quindi prima di tutto dobbiamo mescolare le carte a tempo. Ok, inganniamolo, aspettate che non vado a ciccare i tasti o mi sparo da solo. Ok, buonissimo, ottimo, sì, ma con quante mescolate non me lo dici? E X e B, perfetto, facciamo un giro così, ottimo, mica l'ho ingannato alla grande. Oh, ha funzionato, perfetto, perfetto, perfetto. Wow, magnifico, è venuto il momento che ti mostri io un trucco. Allora, ti insegnerò a leggere la mente dell'avversario. Te lo dimostrerò subito. Anzi, confido così tanto nelle mie abilità che sono disposto a scommettere 40 Luigi. Maronna, io neanche ce li ho tutti questi soldi. Lo prenderò per un sì, non ho detto nulla. Scegli una carta, qualunque carta, e mettila in cima al mazzo. E ricordati quale hai scelto. Va bene. Posso scegliere letteralmente qualunque carta? Oh! È vero, posso scorrere il mazzo. Allora, cerchiamo di prendere una carta abbastanza ovvia, come l'asso di fiori. Bene, la carta che hai scelto è in cima. Ti ricordi qual è, ovviamente? Benissimo, ora scegli un numero, diciamo compreso tra 2 e 5. Facciamo 4. D'accordo, ora osserva, mescolo il mazzo e poi lo taglio. Oddio, ovviamente lui riuscirà a far uscire la carta con un trucco che per adesso non conosciamo. Abracadabra, so dove si trova la tua carta nel mazzo. Ricordi il numero che hai scelto? Osserva. 1, 2, 3 e come per magia, stando al numero che hai scelto, la prossima dovrebbe essere la tua carta. Pezzo di erba, guarda un po'. E questa è la tua carta? Potrei mentire, ma ovviamente diciamo di sì. Bene, perché non esiste che mi separi dai miei soldi per una cosa del genere. E rilassati, non mi devi nulla. Il conte mi ha raccontato delle tue origini. Vedo quello sguardo nei tuoi occhi, è sempre lo stesso. Vuoi sapere come ho fatto? Beh, sono disposto a spiegartelo, dato che hai mostrato un ottimo potenziale con il gioco delle tre carte. D'accordo, dunque ho scelto la mia carta, l'asso di quadri, e l'ho messa in cima al mazzo. Per ora facciamola semplice, sceglierò il numero 1. Questo significa che non dobbiamo fare altro che lasciare l'asso in cima. Vediamo cosa succede se inizio a mescolare. Ok, possiamo fare così. Appena iniziamo a mescolare le carte, riusciamo a tenere d'occhio l'asso. Ma se continuiamo a mescolare, beh... Ah, lo perdiamo di vista. Ah, è la stessa cosa che ha detto lui, in effetti. Accidenti. Ok, rimettiamo a posto il mazzo e vediamo che cosa possiamo fare diversamente. Inizia di nuovo a mescolare, ma fai cadere un solo blocco di carte una sola volta. Ok, quindi così, ottimo. A questo punto sappiamo che l'asso è in cima alla pila di carte, in fondo alla nostra mano. Ma se continuiamo a mescolare, lo perderemo.
Immagino ti starai chiedendo come abbiamo fatto prima a tenere traccia della tua carta quando ho mescolato e tagliato il mazzo. In effetti sì. Beh, fai bene a insospettirti. Il trucco è mettere un segno accanto alla nostra carta, in modo da poterla ritrovare in seguito anche dopo averla mescolata ancora. Si fa cadere una carta in cima alla pila e si sposta leggermente. Ah, è così che la segna? Questa operazione è detta stacco interno, ricordatelo bene ragazzo, quindi facciamo una cosa del genere e vedete che è delicatamente spostata di lato. Bravo, ora puoi mescolare il resto senza preoccuparti di perdere l'asso. Ok, continuiamo a far così, vedete che rimane effettivamente spostata rispetto alle altre. Bene, ora sappiamo dove l'asso, ma lo volevamo in cima, non nel mazzo, quindi che si fa? È qui che arriva il taglio. Possiamo tastare il segno creato dallo stacco interno con le dita e tagliare il mazzo esattamente in quel punto. E così ritorna esattamente in cima. La carta successiva è il nostro asso, ricordi? Quindi quando rimetteremo insieme il mazzo sarà di nuovo in cima. Ma fan così per davvero? Ma non fidarti delle mie parole, lasciamo che siano le carte a parlare. E voilà! Come per magia, l'asso di quadri è di nuovo in cima al mazzo. Vediamo se hai capito. Prova a mescolare e a tagliare, assicurandoti che alla fine l'asso ritorni in cima. Presumo si complicherà nel momento esatto in cui il numero non sarà 1 e quindi sarà molto ma molto più difficile. Ok, e dovrei aver fatto tutto correttamente. Vediamo se riesci a farlo. Ottimo, quello mi sembra proprio un asso di quadri, ben fatto. Vuoi esercitarti ancora? No, no, andiamo avanti. No? D'accordo. Portiamo questo trucco a un livello superiore. Pensa a cosa abbiamo imparato finora. Alla fine del trucco volevamo che l'asso fosse in cima al mazzo. Ok. E come previsto abbiamo scoperto delle carte e per primo è uscito l'asso. Ah, però se non è una delle 5, vedete? Ma il vero trucco è un po' più sorprendente. Farai scegliere a qualcun altro la posizione dell'asso. Vedi, dare al tuo obiettivo la sensazione di avere potere e la chiave per togliergli il tappeto da sotto i piedi, pardon. Quindi, tenendo a mente questo, immagina che io sia il tuo obiettivo e che abbia scelto il numero 4. Oh, ok, è molto più complicata. Devi spostare l'asso con altre 3 carte. Ok, in modo tale che poi ritorni in cima, quindi. Questo significa che quando scoprirai le carte, l'asso non sarà la prima, bensì la quarta. Ah, adesso ho capito, quindi dobbiamo spostare la quarta carta in modo tale che diventi la prima e l'asso che diventi la quarta. Iniziamo come prima. Mescola una sola volta qualche carta in fondo al mazzo, proprio come prima, quindi facciamo olle. Bene, ora prima di inserire lo stacco interno, dobbiamo spostare l'asso nella posizione corretta. Inserisci altre 3 carte, una alla volta, quindi 1, 2, 3, perfetto, così siamo alla quarta, quindi. Ottimo, ora metti un segno creando uno stacco interno con una carta, quindi facciamo così. Non resta altro da fare che mescolare le carte rimaste e tagliare. Ok, quindi se andiamo verso l'alto aggiungiamo carte, se andiamo verso destra mettiamo il segno, se andiamo verso il basso inseriamo le altre carte, sì, mescoliamo il tutto, insomma avete capito. Mi sembra tutto giusto, controlliamo, che ne dici? 1, 2, 3 e asso! Perfetto! La quarta carta è l'asso di quadri, come previsto, notevole. Ora, prima di correre a stupire tutti con la tua nuova magia, apri bene le orecchie. Non c'è nulla di più imbarazzante che toppare un trucco di magia, quindi continua a esercitarti. Ora ricorda, sono io a scegliere dove finirà la mia carta, e nessuno, né io né le persone a cui mostrerai questo trucco, sceglierà il numero 4 soltanto perché hai imparato così. Quindi fa attenzione a quale numero viene scelto e sposta la carta solo quanto basta. Stavolta andiamo con il numero 3, allora, quindi dobbiamo prima di tutto andare verso il basso, poi 1 e 2, perfetto, ora fare il segno e poi andare continuamente verso il basso mescolando il resto delle carte. Lui comunque mi mette una sorta di guida in alto che mi potrebbe aiutare ad evitare di commettere errori. Ora controlliamo. 1, 2 e voilà! 3. L'asso di quadri, esattamente dove volevo che fosse. Ben fatto. Vuoi esercitarti ancora? No, no, andiamo avanti. D'accordo, sembra che tu sappia il fatto tuo. Impari in fretta, il conte ha scelto bene. Ok, è stato un piacere, signore. Vediamo di ritornare quindi là fuori. Perfetto, abbiamo anche la terza serie di trucchi. Sì, ma ora che arriviamo a 28 il mio cervello si sarà praticamente sciolto. Oh, hai ingannato il mago? Sì, proprio così. Mi auguro che tu non abbia venduto la tua anima, dopo tutta la fatica che ho fatto per guadagnarmela.
Cosa intende? Facciamo finire nulla che è meglio. Quindi ora fai parte della famiglia. Qui condividiamo tutto, compresi i nostri guadagni. Verrà fatto buon uso di tutto ciò che doniamo al campo. È come una banca dei poveri. Sosteniamo gli anziani e quelli che non possono più lavorare, come Ireneo. Spero anche che un giorno potremo usare quei soldi per cambiare le cose per davvero in questo paese. Io donerò, credo siano 20 Luigi. Tu puoi spendere la tua metà come meglio preferisci. Ti saremmo grati se potessi devolvere una parte alla nostra causa. Sì, ma quanti soldi c'ho io, scusate? Facciamo 50? So tanti, eh? Ah, praticamente sono 20 suoi e 30 miei. Anche perché io ho 60 Luigi. Perfetto. Donazione fatta. È contento? Grazie, sei molto generoso. Qui abbiamo finito. Dovremmo rimetterci in strada. Chi andiamo a truffare di bello, Conte? Puoi trovare un resoconto delle tue avventure nel diario. Ok, quindi andiamo al caffè del Parlamento. Tolosa, puntata minima 10. Dovremmo avere tutto il denaro necessario. Sperando di non far boiate. Stiamo andando a Tolosa, una città sull'urlo di una crisi isterica. È il luogo perfetto in cui fare dei profitti. E perché, di grazia? Ho sentito che un mercante protestante ha ucciso suo figlio per impedirgli di convertirsi al cattolicesimo. I bigotti si scandalizzano, il popolo in furia, i borghesi restano sospettosamente silenziosi. Una soluzione piuttosto brutale per una truffa, ma bisogna riconoscere una certa efficienza gallica. Il processo inizia domani. La città sarà frenetica, rumorosa e soprattutto distratta. Non possiamo lasciarci sfuggire questa occasione. Prima di spiegare la nostra prossima strategia, hai bisogno di un ripasso sui valori delle carte? No, dopo il punto di vista siamo a posto. Bene, bene. Il mago ti ha mostrato una tecnica che ti permette di spostare e mantenere intatta una pila di carte, vero? Sì. Anche se ora possiedi una solida base su cui lavorare, la tua tecnica ha ancora qualche pecca. È troppo rischioso armeggiare con il mazzo al tavolo. Quindi cos'altro possiamo fare per impilare il mazzo? E io che ne so. Userai una tecnica che io chiamo il raccolto abbondante. Raccoglierai le carte alla fine della manche in modo tale che durante la prossima si trovino in posizione favorevole nel mio mazzo. Immagina a chi finirebbero le carte se fossi tu il mazziere. Oh, credo di aver capito. Dato che siedo alla tua destra, sarò l'ultimo a ricevere le carte. È lì che vogliamo che arrivino quelle con il valore più alto. Raccogli i mazzetti seguendo un ordine tale che mi consentirà di ricevere una carta alta quando le distribuirai. Allora, dobbiamo quindi decidere non solo quale dei due mazzetti raccogliere per primo, ma anche l'ordine in cui recuperiamo le carte. Dobbiamo assicurarci che il re sia l'ultimo. E pertanto prendiamo prima queste due, in questo modo, 9 e 7, e poi le altre, ma in ordine inverso, in modo tale che il 2 vada al giocatore numero 3 e il re vada al nostro... Ok, al nostro complice. Perfetto, avrò di sicuro una carta forte quando le distribuirai. Stai andando bene, ragazzo, ma nella realtà sarà un po' più complicato. Ci saranno molte più carte sul tavolo e io sono un ragazzaccio incurto. Questa volta fai in modo che io riceva 3 carte del valore alto. La rottura di scatole è che quando saremo in partita vera e propria dovremo fare tutto molto in fretta. Quindi potremo dargli il jack. E facciamo in questo ordine. Perfetto. Poi dobbiamo dargli il re, quindi prendiamo queste due intanto. E poi l'otto ed il re. Perfetto, ottimo. Possiamo dargli anche una bella donna, che non penso sia poi così male. Sono carte molto alte, quindi matematicamente dovrebbe vincere lui. Ok, ben fatto ragazzo, vuoi passare alla parte successiva del piano? Sì, però adesso andiamo avanti. Bene, bene. Immagina di aver appena raccolto delle carte dal tavolo. Pensa a come le abbiamo disposte e come verranno distribuite. Io riceverò la quarta carta di ogni giro. Grazie a te, saranno tutte di valore alto. Oh mio Dio. Ok. Ma ovviamente non possiamo ancora iniziare a distribuirle, dobbiamo mescolarle. Maronne, che casino. O perlomeno far finta. Permettimi di introdurti all'arte del miscuglio inefficiente. Fai cadere qualche carta, non lasciare indietro la tua pila. Ok, quindi facciamo una mescolata veloce veloce. La nostra pila di carte è vantaggiosa e ora sul fondo, ancora in ordine. Il resto delle carte verrà impilato in cima. Noi vogliamo che alla fine le carte in ordine ritornino in cima senza mescolarle. Per farlo, dobbiamo segnare la loro posizione all'interno del mazzo. Una carta sporgente dovrebbe bastare. Si tratta del cosiddetto stacco interno. E fin qua sono tutte regole che conosciamo.
ma non l'abbiamo mai fatto con un gruppo così numeroso. Però in fin dei conti non cambia, perché sono sempre le stesse carte disposte alla stessa distanza. Dovrebbe suonarti familiare, dico bene? Sì, nulla di nuovo. Il mago ti ha insegnato bene, vedo, quindi facciamo uno stacco interno perché sono passate tre carte, ottimo. Ben fatto, ora fai cadere il resto delle carte in cima, così sembrerà una vera mischiata. Perfetto. Ok, e... più difficile pensare con così tante carte. Bene, ora mi offrirai di tagliare, dato che siamo giocatori tanto onesti e leali. E quindi le carte torneranno in cima. Guarda come uso le dita per trovare la carta con cui hai creato lo stacco interno. Perfetto. Poi puoi unire le carte mettendo in cima il mazzetto che stava in fondo. Ok, se abbiamo fatto tutto correttamente. Ed ecco fatto, le nostre carte ben ordinate sono pronte per essere distribuite. Notevole, allora hai capito il piano, ragazzo? Raccogli le carte scartate in un ordine che consenta una mano favorevole. Poi fai finta di mescolare e lascia a me il compito di tagliare il mazzo. Sparpaglio qualche carta sul tavolo, così puoi provare. Ok, allora rifacciamo tutto di nuovo. Questa volta lui è ancora l'ultimo, quindi non è un grande problema. Non sono bellissime queste carte. Allora, quindi dobbiamo prendere tipo, no, quelle altre sotto. Ecco qua, che saranno le prime due. Così posso dargli poi il re. Vediamo un po' se la mia tattica funziona. Ok, quindi siamo di nuovo da me. Voglio dargli il jack. Ti prego, dimmi che la teoria è corretta. Ottimo. Ora siamo là, quindi 1, 2, 3. La terza carta sarà ancora una volta il re. E facciamo in questo modo per darglielo. Ribadisco, non siamo ancora nella parte a tempo. E sono già in ansia. Perfetto. Ora praticamente dobbiamo fare una mescolata così. Tagliare, sì, perfetto. E poi girare un paio di volte verso il basso. Vediamo un po' se ho fatto tutto correttamente. Ti prego. Sì, ricordarsi tutto sarà praticamente impossibile, gente. Ok, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Perfetto! Sì, ce l'abbiamo fatta. Il raccoglitore disordinato. Tecnica 3 di 28. Se sei d'accordo, possiamo concludere e riposarci prima del nostro arrivo. Speriamo di sì. Ottimo, ottimo. Andrò a prendere la mia penna d'oca, così potrai mostrarmi come scrivi le vocali. Vedo il Capitol, siamo arrivati. Ricorda, la posta in gioco si fa sempre più alta. Non possiamo farci scoprire. Sì, certo, se no ci linciano. Il caffè del Parlamento, Tolosa, Francia, un'ora dopo. Quindi siamo in un luogo molto esclusivo. Ma voi siete barando! Rassicurante, sbruffone, scoraggiato. Rassicurante. Ti prego, non fare quella faccia. Monsieur, posso spiegare? Sono davvero felice di fare la vostra conoscenza. Ah, sì? La nobiltà è piena di bari e tuffatori, ma per lo più si tratta di dilettanti senza arte né parte. I veri artisti della truffa sono una rarità per ovvie ragioni. Ah, quindi è contento di vederci. Voltaire, venite a conoscere questi gentiluomini. Vabbè, a Voltaire diamo la stessa voce. Ci sono troppe voci a ricordarsi. Cos'è scemo, giovane amico? Non vedete che sono troppo occupato per i vostri giochi? Questi uomini sono di bari, di professionisti. Bari, dite? Invero delle anime corrotte. Molto interessante. Monsieur Voltaire, mi permetto di dissentire. Noi ci limitiamo a insegnare agli uomini a provare un legittimo timore per le carte e il gioco d'azzardo. E veniamo pagati per questo umile servizio. Oh, una concezione piuttosto elastica della virtù e della morale. Vogliamo giocare per mettere a prova il vostro ragionamento? Ah, va bene, credo. Oh sì, vi prego, barate di nuovo. Ok, quindi vogliono che io bari. Vogliono essere truffati? Quanto possiamo puntare? Più di così, direi di no. Quindi, ok, vedete che c'è la barretta là sotto adesso. Ok, devo essere veloce, devo essere molto molto veloce. Allora, il nostro coso è il numero 4. Vai, 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 perfetto. Poi va bene anche la regina, siamo stati anche fortunati. Ottimo, e anche quest'altra. Ok, il livello di sospetto è minimo, quindi ci siamo assicurati la prima mano, ma il gioco con noi è stato magnanimo stavolta. Allora, poi era giù, poi destra, poi giù e giù. Oh, porco cane, quanto va avanti quella cocchia di barretta. Ok, questa parte è nelle mani del nostro socio. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Manche vinta! Ottimo, e abbiamo ottenuto del denaro.
Non mi sono accorto di nulla, siete davvero bravi. Posso farvi una domanda? Ma prego. Giocate per il denaro o per il mero gusto di ingannare i vostri avversari? Bene, l'una o l'altra cosa. Ogni partita che gioco non è che un mattone dell'edificio che sto costruendo. Ogni trucco è un elemento di una trama più ampia. Gioco con pazienza e calma finché non riuscirò a ingannare il sole. Come fate voi, Monsieur de Voltaire? Una lettera alla volta, un'idea alla volta. Fino a cambiare il mondo intero. Ok, questa volta potrebbe essere un pochettino più difficile. Allora, vediamo di non far boiate. Partiamo dal quarto. Allora, facciamo... aspetta. Ok, così gli posso dare un asso. L'asso è una buona carta, giusto? Perfetto. Poi il re, ma devo prendere dal senso opposto. Ottimo. E poi facciamo così. Perfetto. E poi gli do casomai il jack. Aspetta, no, andava bene. Non mi devi se... Il jack! Porco cane, col controller, un incubo? Beh, gli ho dato delle ottime carte. Gli dicevo sinistra, andava in culolandia. Poi allora dobbiamo fare... aspetta, era uno. Poi il segno. E poi due volte giù. Oh, si sospettiscono, più veloce. Ok, ci sono stati dei problemi tecnici, ringraziamo il controller che me l'ha incasinato. È il gioco che diceva, oh, dovresti usare un controller, dovresti usare il calcio in culo che ti sto per tirare la prossima volta, gioco. Ok, dimmi che non c'è una terza manche. Ma questa è hard. Un'altra manche. La spesa non è molto diversa da una serata a teatro. E siete fortunato, mio buon signore, perché ho in programma un bis. Oh no, non di nuovo. Mi sta venendo l'ansietudine. Ok, ancora una volta il numero 4. Allora, due carte normali. Perfetto. Poi prendi la regina, ma da quest'altra parte. Perfetto. Ora le quattro carte là sopra. Vai. Perfetto, e gli è arrivato l'asso. Poi queste. Ottimo. E poi queste. Ma dall'altro lato, così gli arriva un asso di nuovo. Ok, ottimo. Poi andiamo verso il basso, verso destra. E due volte verso il basso. Vai. Prima che sospettino cose. La situazione stava per prendere una piega molto brutta. Devi essere velocissimo, porco cane. E queste sono le prime. Ok, manche vinta. Mi domando cosa accadrà mano a mano che andremo avanti. Questo piccolo esperimento sta diventando troppo costoso per me, temo. Tornerò ai miei iscritti. Vi ringrazio, signori, e siete illuminanti. Attendo con ansia di vedere arrossire il sole. Yay! Missione compiuta. Puoi trovare un resoconto delle tue avventure nel diario. Ok, abbiamo un sacco di denaro. Ma quindi ogni volta dobbiamo tornare al campo per investirlo oppure no? Buono signori, io direi che per questo primo episodio ci possiamo fermare qua. Devo dire che questo gioco mi sta prendendo tantissimo, ma farò una marea di errori. Questo è poco ma sicuro. Ovviamente se ci saranno le views e l'interesse del pubblico, questa non sarà una mera video anteprima, ma come ho detto faremo altri video, dipende come al solito tutto da voi. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace o vi truffo proprio una cifra. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!